Il romanzo gotico in Inghilterra nasce nel Settecento, in un periodo conosciuto come Età Augustea, proprio perché era un periodo di forte influenza romana, greca, classica, mediterranea. E se l'intelligenza inglese apprezzava questo tipo di cultura che arrivava ancora dai paesi del sud e era dominante, su cui si basava un'intera letteratura. Movimenti popolari e intellettuali di origine o di sentimento popolare iniziavano a cercare forme poetiche prima ancora che narrative all'interno della storia antica inglese, della storia medievale inglese. Quindi una cultura da andarsi a ricercare nelle ballate, nelle leggende, nelle rovine che si potevano trovare all'interno della campagna inglese. Abbiamo qui un'interessantissima opera in tre volumi, che sono le Relics of Ancient English Poetry, raccolte nel 1765, raccolta di ballate che coinvolgono personaggi come Robin Hood, come Re Artù e altri personaggi che hanno accompagnato la storia, ancor più la leggenda inglese, dall'alto medioevo fino alla guerra civile nel 600, fino a Cromwell. Ora, queste ricerche portano autori che sono anche collezionisti, come Horace Walpole, molto facoltosi, molto facoltoso soprattutto il caso di Walpole, a costruire interi castelli in stile gotico, neogotico, contenenti armature e cimeli dell'antichità inglese. Portano poeti a cercare l'intimità del sentimento inglese, britannico, anglicano nelle proprie opere. È il caso delle meditazioni notturne sulle tombe di Young, come sarà poi il caso dell'elegia scritta in un cimitero di campagna di Thomas Gray, e sempre di Thomas Gray, il Bardo, in cui si vede lo sterminio degli ultimi bardi gallesi. Non dimenticare, 1762, i Canti di Ossian di James Macpherson, fatti passare per un'opera reale tradotta di un antico bardo scozzese, Ossian. I canti di Ossian verranno tradotti in tantissime lingue, italiano compreso, da Melchiorre Cesarotti. Fonderanno il preromanticismo, saranno l'opera preferita di Napoleone e nella prima versione delle ultime lettere di Jacopo Ortis saranno una delle opere che Ortis donerà ad Amelia. Tornando a Horace Walpole. Horace Walpole racconta che una notte ha sognato in cima alla scala del proprio castello un gigantesco elmo che cadeva, scendeva dalla scala. Questo l'ha portato, più per scherzo che per altro, a scrivere
il romanzo Il castello di Otranto, ambientato nell'Italia del Sud, storia abbastanza improbabile di amore e inseguimenti nell'omonimo castello, nel castello di Otranto, dove interviene il soprannaturale e il villain alla fine verrà schiacciato da questo gigantesco elmo. Come vi dicevo, una storia molto improbabile, molto breve, oggi considerabile come una lettura leggera, non particolarmente appassionante per il lettore, ma sicuramente fondante di un genere. Col passare degli anni, nel 1770, nel 70 del 700, l'Inghilterra perderà le proprie colonie americane tra il 72 e il 76. Questo porterà a un fortissimo nazionalismo inglese, a una fortissima chiusura nazionalista inglese, che produrrà un ulteriore numero di romanzi storici che si rifanno all'antichità medievale britannica, romanzi che vogliono un certo revanscismo nazionalista. Pensiamo a The Old English Baron di Clara Reeves. E si acuirà anche all'interno dei romanzi inglesi un certo disprezzo per quella che è ulteriore disprezzo per quella che è la cultura del sud francese, italiana, che viene identificata con la cultura cattolica, una cultura fondata sull'Inquisizione, e messa in contrapposizione a una cultura anglicana ritenuta illuminata e libera. Nasceranno così romanzi come The Monk, il monaco, di Matthew Gregory Lewis, e i romanzi di Anne Radcliffe, ritenuta la maestra del romanzo gotico. Una forte differenza tra questi due autori. Lewis metterà il soprannaturale nei propri romanzi. Lewis rientra da un viaggio in Francia e scusate, un viaggio in Germania, un viaggio in Germania in cui conoscerà la poesia e la letteratura popolare tedesca, conoscerà le ballate tedesche basate su fantasmi e spiriti che infestano le campagne tedesche, li porterà in Inghilterra e li farà propri nella sua narrativa. Un esempio chiaro e presente all'interno del Monaco è quello della monaca sanguinante, che va ad uccidere di notte, come spettro, i discendenti dei suoi stessi assassini. Diverso è il discorso per Anne Radcliffe. Anne Radcliffe è una chiara allieva di Edmund Burke. Edmund Burke aveva scritto in quegli anni un saggio sulla ricerca del sublime e del bello, dicendo che il sublime e il terrore non stavano tanto nella visione del soprannaturale o del brutto, del macabro, ma nella paura di essi, nel chiaroscuro, nell'attesa di qualcosa di spaventoso, di orrendo, appena dietro l'angolo, appena dietro una porta socchiusa, una porta socchiusa. Un'ombra che passa. Nei misteri di Udolfo ci si chiede cosa si nasconderà sotto una tela che copre un quadro. La paura. E poi l'interruzione immediata, perché
prima che l'eroina del romanzo riesca ad arrivare a scoprire che cosa c'è, che cosa si trova. Si passa ad un'altra scena e il lettore resta attaccato alla storia, portato a girare la pagina, a seguire il mistero. C'è sempre questa carica però del soprannaturale, perché non è naturalmente spiegabile quello che si vede, o meglio si suppone dalla suspense dei romanzi di Anne Radcliffe, ma alla fine si arriverà ha una spiegazione naturale. E allora ecco che abbiamo un Anne Radcliffe che precede Hitchcock, precede i romanzi di Scooby-Doo, precede il giallo contemporaneo. E è per questo che in un mio saggio l'avevo chiamata La signora in giallo del Settecento. Se i romanzi di Horace Walpole portano al giorno d'oggi al romanzo horror, alla cultura horror, i romanzi di Anne Radcliffe sono certamente quelli che portano al thriller, al mystery. Però nei romanzi di Anne Radcliffe, sicuramente molto più letta e seguita di Matthew Gregory Lewis, scusate, io prima avevo detto Walpole, forse intendevo Lewis. Dicevo, sicuramente più seguita, più letta di Lewis, tanto che sarà poi citata da Jane Austen e ammirata da Jane Austen, tanto da metterla in parodia. Ricordiamo che la parodia non vuol dire disprezzare un genere letterario, ma amarlo al punto da saperci giocare. Dicevo, Radcliffe riempirà i suoi romanzi anche di briganti, di loschi personaggi abitanti l'Appennino italiano, tanto che le giovani viaggiatrici poi dei primi 20 anni dell'Ottocento, che si recheranno in Italia per il Grand Tour, si aspetteranno di trovare quegli stessi briganti sull'Appennino. Ora voi dovete pensare che arrivando in Italia si arrivava ai tempi sul Cenisio. Quindi si passava su un'alta montagna in carrozza, in paesaggi cupi, rocciosi, salvo questa ampia strada aperta da Napoleone, per poi trovarsi davanti la spianata della pianura padana. Addirittura, qua è poco credibile, la protagonista di Misteri di Udolfo pensa di poter vedere dalla cima del Rosa addirittura Venezia. Poi si risalirà sull'Appennino e si dovrà attraversare l'Appennino per poi arrivare nella civilissima Toscana e nella bellissima Firenze, la culla della civiltà. E lì, sull'Appennino, allora ci sarà l'attesa dei briganti. E questo ce lo racconta anche Harriet Beaujolais Campbell in un'opera che si intitola Viaggio fatto in Italia nel 1817. Harriet Beaujolais Campbell era allora appena una 14enne, figlia della scrittrice di fashionable novel, di cui magari qualche volta parleremo, Charlotte Bury. E Anne Radcliffe avrà chiaramente una marea di imitatori e imitatrici. Nel primo ventennio dell'Ottocento i romanzi gotici sono migliaia. E bisognerà poi arrivare al 1814, negli anni immediatamente successivi, perché Walter Scott
prenda questi romanzi gotici, che comunque sono ambientati nel lontano passato, nel Medioevo o nel Rinascimento, e tramite uno studio della storia sfati il soprannaturale o lasci una vaga vena soprannaturale, ma sempre alla Radcliffe, sempre spiegabile, e avvii invece il romanzo storico, dividendolo in due generi. Da un lato, con Waverly, il suo primo romanzo, ambientato un secolo prima, ambientato meno di un secolo prima, ambientato 60 anni prima, storia di un giovane soldato inglese che arriva in Scozia, conosce le tradizioni scozzesi appena prima della sconfitta definitiva della Scozia da parte della Gran Bretagna. Avremo la nascita del novel storico, di quello che potremmo chiamare il romanzo engagé, da cui verranno poi i nostri Promessi Sposi. Con Ivanhoe, invece, di qualche anno successivo, ambientato in un passato molto più lontano, allora avremo la nascita del romance storico, il romanzo più propriamente d'avventure e sentimentale, ambientato in un lontano passato storico, in cui forse, se vogliamo un parallelo italiano, allora l'abbiamo nel Marco Visconti di Tommaso Grossi, peraltro amico di Manzoni. E dopo Walter Scott? Dopo Walter Scott la vena diventerà più macabra. Nel 1827 inizierà a interessarsi alle cronache giudiziarie, alle condanne a morte, che saranno anche uno spettacolo, ai bollettini dei condannati a morte. E nascerà un nuovo genere anche di narrativa, il cosiddetto Newgate Novel, genere di narrativa che parla sì del passato, ma dei grandi criminali del passato, spesso anche esaltandone le gesta, una sorta di romanzo criminale, che impregnerà gli anni 30 dell'Ottocento, fino a quando poi non si arriverà alla regina Vittoria e una svolta puritana anche della narrativa. Anche perché questo genere di romanzo, oltre a essere preso in mano da grandi autori come Bulwer Lytton, passerà in mano anche ad autori di secondo piano, che lo pubblicheranno a puntate mensili da un penny, i cosiddetti penny blood, dedicati a un pubblico proletario, un pubblico operaio, e saranno romanzetti che usciranno ogni mese in fascicoletti di 6, 12, 16 pagine, con un'illustrazione molto ad effetto sulla prima pagina, serializzati per 1 o 2 anni, che terranno incollato il lettore alla storia, esattamente come le fiction di oggi. Storie che, rispetto anche ai romanzi Newgate Novels di autori più noti, romanzi brutali di autori più noti, comunque saranno di un livello più basso, guarderanno più alla violenza, alla ripetitività delle situazioni. E questo costituirà la letteratura degli anni 30. Da un lato avremo autori di alto livello, come Harrison Ainsworth, oggi dimenticato, ma che è stato il più grande autore di Newgate Novels del periodo e di quello che poi verrà chiamato Leaps and Bounds Novel, cioè il racconto dell'ascia e dell'osso, l'osso del collo, perché finiranno decapitati i suoi personaggi. Victor Hugo imiterà ai propri inizi questi romanzi con Hans d'Islanda e lo stesso Stendhal, lo stesso Balzac non rimarrà esente dalla tentazione nei propri primi romanzi pubblicati sotto pseudonimo. Vi dicevo,
accanto a questi attori alti che sono Hemsworth, Emma Robinson, che uscirà negli anni 40 dell'Ottocento, Bulwer Lytton. Accanto ad essi ci saranno anche autori di basso livello, diventati poi in realtà autori cult, perché oggi trovare una prima serializzazione completa sul mercato di un Penny Dreadful, di un Penny Novel, di un Penny Blood, viene a costare molto di più che non trovare la prima edizione in tre volumi di un romanzo di Ainsworth o di Lytton. Ci saranno poi anche autori che seguiranno la scuola di Walter Scott senza particolare tragicità. Due esempi sono J.P.R. James, il più famoso autore di romanzi storici dell'epoca, e Elizabeth Bray, Annalisa Bray, che ha detto anche della, scusate un attimo, scusate, ha detto anche della madre di Trollope, Frances Trollope, sarà la colpevole della morte del romanzo storico. Ma quindi esistono anche questi autori che fino agli anni, o lo stesso Miller, un autore minore che però ha scritto dei buoni romanzi, anche un romanzo su Robin Hood, o Peer Segan, che per quanto autore di Penny Dreadful scriverà degli ottimi Penny Dreadful e creerà la figura di Robin Hood, così come oggi noi la conosciamo, e che verrà poi ripresa, tagliata e riproposta in francese da Alexandre Dumas. Ma il romanzo gotico è sparito completamente nel romanzo storico? No, no. Un altro genere di romanzo si stava facendo spazio in questo periodo, soprattutto sotto la regina Vittoria, che era il domestic novel, il romanzo domestico, il romanzo ambientato tra le pareti di casa della buona borghesia londinese. Ma allora ecco che è qui che si sposta il gotico. È qui che cominciano a comparire delle ombre all'interno di quelle che sembrano essere delle buone famiglie, all'interno di quelli che sembrano essere dei buoni padri di famiglia, all'interno di case dove magari la donna si è rivolta alla situazione familiare. E allora ecco che emergono scheletri nell'armadio. Non sono più gli scheletri veri che si aggiravano per i castelli gotici, castelli che si trovavano nel sud dell'Europa, ma sono scheletri metaforici, scheletri nell'armadio, che sono nelle case della buona borghesia londinese, nei begli appartamenti londinesi, tutte quelle belle casette a schiera. O che fantasmi che non infestano più quei castelli, ma infestano la coscienza dei personaggi. E allora ecco che escono romanzi dove abbiamo donne che le bambine hanno ucciso la sorella e non se ne sono mai perdonate. Romanzi dove abbiamo donne che hanno due mariti seppelliti nel giardino. Romanzi dove una bravissima persona, stimata da tutti, in realtà ha ammazzato la moglie e richiama un po' il Rebecca, la prima moglie. E cominciano a comparire i due grandi maestri di questo genere che per
il nome di Sensation Novel. Sono Elizabeth Braddon, la cui opera più famosa è Lady Audley Secret, in cui appunto il Secret implica l'omicidio, e Wilkie Collins con La pietra di luna, La donna in bianco, e tanti altri romanzi che hanno tenuto le generazioni inglesi di metà Ottocento, della seconda metà dell'Ottocento, incollate alla pagina. Un altro genere di romanzo. Un genere di romanzo, sensation, che fa da ponte tra i due generi che chiudono il XIX secolo. Uno è la forma più popolare che assume, ma che è quello che forse noi meglio conosciamo, ed è il giallo. Ecco che il sensation novel si trasforma in semplici racconti in cui abbiamo un investigatore che deve risolvere un mistero. Prima, curiosamente, sono delle donne a dover risolvere questi misteri. Donne chiamate da Scotland Yard per la loro capacità di lavorare sotto copertura in mezzo alla servitù e cogliere informazioni. E poi il più famoso di tutti, Sherlock Holmes. Romanzi in cui viene anche invitato il lettore a dare una propria interpretazione, a scoprire chi è l'assassino, o se non arriva a scoprire l'assassino, ma scoprire almeno il momento, scoprire cosa c'è dietro. E questo porterà, verrà imitato anche in Francia, chiaramente, e porterà a un genere di romanzo popolare che uscirà a puntate, feuilleton, sui giornali. Ma nasce anche un altro genere, un genere che viene chiamato neogotico e che si distingue fortemente dal gotico di fine Settecento. Siamo a fine Ottocento. A fine Settecento abbiamo visto il romanzo gotico come reazione al classicismo mediterraneo, reazione nazionalista al classicismo mediterraneo, alla Chiesa cattolica. E anche come reazione e paura della rivoluzione francese che era scoppiata, come reazione alle guerre napoleoniche, tutto in chiave filo-britannica. Abbiamo avuto un romanzo, campo chiuso il genere gotico, che era stato il Frankenstein di Mary Shelley, che aveva usato la frase il sonno della ragione genera mostri, perché sonno in spagnolo ha un doppio senso, sonno ma anche sogno. E allora ecco che il sogno della ragione genera mostri. E allora gotico era anche un'opposizione al positivismo, al sogno della ragione, in un qualche modo. E andava a cercare infatti quelle strutture cadenti, quei fantasmi, quegli scheletri, quei castelli, quel sonno della ragione e quel sogno della ragione che invece era l'illuminismo dell'epoca che aveva portato alla rivoluzione francese, per cui entrambi li andava a criticare. Il neogotico non vuole portare una critica filo-britannica a tutto ciò che sta all'esterno. Al contrario, da un lato evade, anche massonicamente, anche allegoricamente, se pensi a romanzi come Peter Pan o Alice nel Paese delle Meraviglie, un romanzo fantastico, quindi, evade cercando di mandare dei messaggi sulla fantasia, su nuove forme di scrittura, su ciò che va al di là del positivismo, è vero.
dall'altro. Pensiamo a romanzi come Dottor Jekyll e Mr. Hyde, o come Dracula. Romanzi dove il perbenismo vittoriano, l'aristocrazia vittoriana, quindi le basi della cultura vittoriana britannica, vengono messe in dubbio. Pensiamo al ritratto di Dorian Gray, la bellezza di un ritratto che nasconde l'abbruttimento di una persona. Quindi il neogotico non è più l'esaltare la potenza inglese come revanchismo contro quello che c'è fuori, contro la perdita delle colonie e così via, ma inizia a diventare una versione inglese del romanzo sociale per denunciare la doppia faccia di quello che apparirebbe essere uno dei paesi più civili d'Europa, l'Inghilterra, la Gran Bretagna, ma inizia a mostrare la doppia faccia. Il vampiro dell'aristocrazia, Dracula, che succhia il sangue, e le doppie facce di Dorian Gray e il dottor Jekyll e Mr. Hyde. E tutto questo ci porta nel Novecento. Nel Novecento, dove poi lasceranno le avanguardie, e vedremo come poi andrà la letteratura inglese. Per adesso è tutto, vi saluto, vi auguro una buona notte, spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta o interessata e vi invito a seguire questo mio canale legato ai miei incontri letterari che tengo al Circolo Filologico Milanese e dove mi capita di essere chiamato da loro signorie con la vostra bontà. Vi saluto nuovamente, vedo che sono passati 31 minuti, sono passati in breve per me, forse un po' troppo per voi, e vi do la buonanotte.